recensione e richiesta tramite donazione Patreon da Dude96, che mi chiede di parlare del film del 2018 di Steven Cable Jr., Creed 2, con appunto Sylvester Stallone che torna nel ruolo di Rocky Balboa e Michael B. Jordan che torna appunto nel ruolo del figlio di Apollone Creed, ovvero Creed Jr. in pratica. La storia si segue appunto dopo il primo, dopo il nostro è diventato campione del mondo e tutto il resto, il nostro è campione del mondo, inizia che vince di tutto, però insomma, poi che cosa succede? Un promoter di pugilato va a vedere gli incontri del figlio di Ivan Drago, che è appunto quello che ha ammazzato il babbo di Creed e che era stato sconfitto da Stallone nel orrendo Rocky 4, e che praticamente vede questa cosa, la subodora, e praticamente chiede, portando in America Drago e il figlio, un combattimento con appunto Creed per una specie di rivincita in un certo senso, e di lì parte tutta la storia, che è semplicemente vela di loro due si dovranno incontrare e pestare e vediamo chi ci esce. Questo è più o meno quello che è Creed 2, perché è un film veramente scritto col cazzo, purtroppo un film veramente brutto, che ha nella sua forza solo nella facciona di Stallone, nel suo modo così cupo di recitare, triste in un certo senso, in un finale degli ultimi due minuti che possono essere gradevoli. Per il resto è una serie di stronzate, una più grossa dell'altra, cioè qui si organizza si fa una conferenza stampa dove parla in tutto il mondo sulla CNN e Stallone non lo sa che l'allenatore di Tony Creed non sa che gli hanno detto che lo voleva sfidare. In più non torna proprio il fatto il tuo ragazzo, cosa, ma te hai ammazzato Apollo Creed, questo è il figlio di Apollo Creed, ma mi ha picchiato il mio di figliolo. Ma detto questo, un'altra volta è ridicolo anche il pensiero che comunque di Ivan Drago, che era un dilettante mancapino, ammazza di botte il campione del mondo americano e lo mandano a fare i pietroni in Ucraina, il suo figliolo vince tutti gli incontri possibili e quindi c'è la storia, e poi questa lì, certo, ma è talmente delirante la scena che arriva lui, c'è uno russo lì che ti aspetta quando entra la vecchietta al ristorante di Stallone, ma come c'è uno russo, ma lo vede Ivan Drago che si offende anche, non c'è foto alle mie pareti, ha ammazzato il mio migliore amico, cazzo ti tengo le foto alle pareti. Ma poi c'è questo sistema del padre e il figlio un'altra volta, con quella scena patetica che torna appunto l'ex moglie di Stallone, mi ricordo nemmeno come si chiama, che fa veramente un film dove poi anche le scene di pugilato in realtà sono girate così e così, venivamo dalle belle scene di pugilato del primo che erano praticamente tutto un piano sequenza, qui si torna a girare con più macchine da presa, ma il risultato risulta banale e più vicino a Southpaw che in realtà a Rocky o ai grandi film insomma di pugilato. Chiaro, quando ci si ispira e si vuole mettere di mezzo Rocky 4, che è sicuramente un cult, un film che ha incassato una balla, ma che fa cacare al cazzo, che non torna niente, talmente stupido, e è pro-americano contro i russi, che faceva veramente ride i polli, e invece qui si ritorna un'altra volta con questi russi stronzoli che fanno anche ride in un certo senso, perché ormai non c'è più nulla, e poi non si riesce a capire, ripeto, come mai Ivan Drago non si è riuscito a fare miliardi facendo un libro con scritto come, non so, come ho combattuto con lui, come ho ammazzato Creed, insomma è uno famosissimo che non si capisce perché 30 anni dopo è a fa' cartoni. Ma detto questo, il film è proprio non funziona, come il ritmo è completamente sbagliato, è troppo lungo, il montaggio è loffio, come ho detto le scene di combattimento non tornano, il protagonista che fa Adonis Creed fa ridere i polli, quello che fa il figlio di Drago è espressivo come un mattone di pietra, ma il resto poi anche i combattimenti nel primo erano più violenti, qui si danno 18 cazzotti, c'hanno due graffietti, poi in quello dopo si andrà al delirio, se questo è un brutto film quello dopo è qualcosa di inconcepibile per la mente, Creed 3, ma qui insomma, ripeto, si salva per lo sguardo ogni tanto del buon Stallone che ci ricorda il buono che ha fatto nella sua carriera, che ripeto di sicuro un Rocky 4 poveraccio in vita sua, e questo è il classico film di merda, e quando lo guardi fai boia, porca puttana, è tutto giocato sull'effetto nostalgia, è tutto giocato su certe cose che non hanno alcuna proprio interesse narrativo, non ce ne frega un cazzo, sappiamo già come andranno a finire gli incontri, sappiamo già, è telefonato il finale, è proprio il classico film un'altra volta con una bandiera americana ogni 5 secondi, con un pubblico che ormai si beve tutto quello che esce, praticamente seguito da Rocky, e se si è bevuto anche questo e sono riusciti anche a salvarlo, nonostante poi quello dopo sia ancora più brutto, quello dopo è proprio l'indecorosità, ma anche questo lì comunque ci veramente si trascina stancamente attraverso una serie di sequenze, una più dolente dell'altra, la storiella con la moglie, le orecchie è sorda, diventa patetica, il tutto è assolutamente ridicolo, e ci sono dei momenti in cui veramente sembra di trovarsi di fronte a una parodia di Rocky e non a una specie di spin-off, che qui per
perlomeno, ripeto, aveva ancora Stallone, ve lo dopo un c'ha manco lui, quindi proprio non se ne capisce nemmeno la voglia di farlo, in un certo senso, se non quella monetaria. Quindi che dirvi di più, per me è un film assolutamente non riuscito, con quel finale che è ganzo solo per Rocky, che va a conoscere il suo nipote che non ha mai conosciuto, mentre gli altri che si ritrovano così, figlioli, padri e cugini, è di un patetico, che è veramente di un buonismo e di un retorico, che non ci si vuole credere. Quindi per me questo è un film che non funziona, anche la fotografia è troppo patinata, è un film che non ci riporta nella strada, non ci riporta nella voglia della boxe, ci porta di fronte a un gruppo di personaggi scritti a cazzo di cane, che si salvano esclusivamente perché legati a una serie che è diventata nel bene o nel male, perché per me mi garba solo il primo Rocky e Rocky Balboa il secondo, tanto per dire, ma che era una serie comunque di grandissimo successo che si cerca di spremere fino in fondo con questo spin-off, che però in realtà fa quasi rimpiangere appunto Rocky 4 e Rocky 3, il che è tutto un dire. Ma questo è un film insomma che un'altra volta ha avuto un grande successo e che è diventato subito cult proprio perché legato a un cult. Il link di Creed 2 lo lascio qua sotto, dal suo Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. Questo Creed 2, se siete un amante di Stallone, di Valerio, tanto siete fan, è inutile ragionarne, ce l'avete, vi garberà e direte che io non ci capisco un cazzo. Se invece lo guardate con un occhio un attimino distaccato, vi renderete conto, uno, come Rocky 4 fosse una base di partenza di merda, e due, come questo Creed 2 non riuscisse nemmeno a raggiungere quel livello di trash, non riesce nemmeno a divertire, è troppo lungo, è palloso e alla fin fine ha una scrittura talmente idiota che non ci crede più nessuno.